Allora, dico la cosa che ho detto ieri, questi ragazzi salgono più o meno per la prima volta sul palcoscenico e stanno per presentarvi delitti esemplari, quindi attenzione e buon divertimento. Parlo male di Juan Alvarez, che era il mio migliore amico, e perché mi risulta che quanto diceva era una grossa menzogna. L'ho uccisi perché era di Portofino. Meglio morta, mi disse, e l'unica cosa che desideravo era di darle soddisfazione. È così semplice. Dio è la creazione. In ogni istante ciò che nasce, ciò che vive e anche ciò che muore. Dio è la vita. Ciò che continua, l'energia, ma è anche morte, che è forza, durata, continuità. Che cristiani sono questi che temono la morte quando gli si promette la risurrezione? Che cristiani sono questi che dubitano della parola del loro Dio? Meglio farla finita con loro una volta per tutte, che non resti traccia di credenti così meschini. Appestano l'aria. Coloro che temono di morire non meritano di vivere. Coloro che temono la morte non hanno fede. Imparino una buona volta che esiste un altro mondo. Solo Allah è grande. Lo avevo saputo per caso. E non dirlo a nessuno. Non mi conosci? Non riuscì a tenere la lingua a freno per un solo giorno. Gliela strappai. Era lunghissima. Non la finiva più di venire fuori. Si puliva i denti, come se non sapesse fare altro. Lasciava su stecchino al lato del piatto, per riprendere a stuzzicarseli appena finito di masticare. Ore ed ore, dall'alto in basso. Da destra a sinistra, da sinistra a destra, davanti a dietro, da dietro a davanti. Sollevando il labbro superiore, come un coniglio. Abbassando il labbro inferiore fino alla gengiva corrosa. Finché disanguinò, un poco. Gli trasformai lo stuzzicadente in baionetta, conficcandoglielo fino alle nocche. Era più intelligente di me, più ricca di me, più generosa di me. Era più alta di me, più bella, più disinvolta, vestiva meglio, parlava meglio. Se voi pensate che queste sono scuse, siete proprio stupidi.
Ho sempre pensato alla maniera di sbarazzarmi di lei. Feci male ad avvelenarla, soffrì troppo. Questo sì che mi dispiace. Avrei voluto che morisse di colpo. L'ammazzai perché mi doleva la testa. E lei continuava a parlare senza fermarsi un attimo di cose di cui non mi importava un cazzo. Ho il ciclo. Che belle scarpe. Per giocare a scuola. Mio marito è un orso. Ci devo andare dal quartiere. Diciamo la verità. Anche se me ne fosse importato qualcosa, sarebbe stato lo stesso. Prima guardai l'orologio. 6 volte. Ostentatamente. Non ci fece caso. Credo che questa sia un'attenuante di cui dovrebbero tenere conto. Tum, 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 tum. Lo faceva apposta per farmi rompere la testa. Tum, tum. Gli ho reso la pariglia. Lo seppelliscono tra un istante. Ha sbattuto contro qualcosa di duro nel cadere. Come fatta apposta. Lo desideravo tanto. L'ho uccisi perché ero sicuro che nessuno mi vedeva. Sono sicura che rideva di me, rideva di quello che stavo sopportando. Mi passava e ripassava il trapano sul dente cariato. Mi prendeva anche in giro, ma questo lo sopporterebbe anche un bambino. A voi non è mai passato quelle rotelline del diavolo sul dente che vi fa male? Allora dovreste ringraziarmi. Sono sicura che da oggi faranno un po' più di attenzione. Certo, forse ho stretto un po' troppo, ma lui si è messo col collo così a disposizione. Così superiore! Così felice! Aia. L'ho uccisi perché era più forte di me. L'ho uccisi perché ero più forte di lui. Mi scusi, signora. A lei non mi è mai venuta la voglia di fare una festa a qualcuno, così, per noia, per divertimento. È divertente! Avevo un bruttissimo foruncolo, con la capocchia enorme, piena di pus. Quel medico, mi era in vacanza, mi disse: "Bah, non è nulla, una bella strizzatina e via, nemmeno se ne accorgerà." Mi chiesi se non fosse il caso di farmi un'iniezione per attenuarmi il dolore. Non vale la pena. Il guaio è che lì accanto c'era un bisturi. Alla seconda strizzata l'ho aperto, dal basso in alto. Arrivata. La colpa? Del fischietto. Io lavoro a casa e sento il fischio già da 3 isolati prima. Lo sento crescere, avvicinarsi, ingigantirsi, portando le mie speranze al culmine. Entra dappertutto. Al 5, al 7, al 9, l'11 no perché non esiste, risuona al 13, tutti i giorni. Verso le 11 del mattino e alle 4 del pomeriggio. Supplizio che non auguro il peggiore dei miei nemici, seppure ne ho. Diventa sempre più insopportabile. Si allontana. Cambia di marciapiede lì. Comincia di affievolirsi. Dal 18 che sta di fronte a casa mia, al 16 che sta di fronte a casa sua, al 14, al 10, all'8, il 12 non esiste, al 4, al 6 nemmeno esiste, finché svolta in via Artes. Se sono in bagno, che da sulla parte posteriore della casa, continuo a sentirlo se aguzzo le orecchie, finché non arriva in via Sullivan. Certo, lei non è a casa in quelle ore. E poi non aspetta posta. Non scrive né riceve lettere, o sbaglio. Quelli che ricevono lettere hanno un certo sorriso che non inganna. Dirà che neppure io ho la faccia di una che riceve posta. Dovrei! Mia figlia dovrebbe scrivere, come è suo dovere fare, ma non scrive! Lei non sa cosa significa aspettare una lettera e sentire arrivare la marea! Dirà che colpa ne aveva il postino! Ma dico io, chi è che soffiava nel fischietto? Dio? Errata corrige, dove è scritto l'ha uccisi perché era mia,
Si deve leggere la uccisi perché non era mia. Non posso toccare il velluto. Ho l'allergia al velluto. Anche adesso al solo nominarlo mi viene la pelle d'oca. Non so perché questa faccenda uscì fuori durante una conversazione. L'uomo così raffinato pensava solo ad appagare i suoi sensi. Non so come, estrasse un pezzo di quel maledetto velluto e cominciò a strofinarmelo sulle guance, sulla nuca, sulle narici. Fu il suo ultimo gesto. Sul serio, credetti che non l'avrebbero mai scoperto? Certo, lei era la mia migliore amica ed io ero la sua migliore amica. Ma ultimamente indovinava tutto quello che pensavo. Un pensiero non faceva in tempo a concretizzarsi nella mia mente che già lei l'aveva detto. Organizzai tutto per bene, ma evidentemente lasciare il cadavere un po' troppo vicino alla strada. Errore! Stavamo fermi al bordo del marciapiede, aspettando di passare. Le auto correvano veloci, una dietro l'altra, agganciate insieme dai loro fari. Non ci fu bisogno che di una spintarella. Eravamo sposati da 12 anni e non valeva un tubo. L'avevo appena sfiorata. Si rivoltò come una tigre. Tutto per una toccatina da niente. Oltretutto, non ne valeva la pena, mollacchiona. Oh! Forse proprio per questo se l'ha prese tanto. Io non potevo certo lasciar correre. Si radunò gente, incominciarono le botte. Se quel ragazzino scivolò sotto un camion che passava, beh, io che c'entro? Era tanto brutto quel poveraccio che ogni volta che lo guardavo mi pareva un insulto. A tutto c'è un limite. Ha un piatto di frattaglie cotta a puntino, quasi tutte di budellino.